non sarò un sindaco quieto, perché non lo sono nella vita, come tutti sanno. Questo no, lo sanno tutti. Lo sanno tutti. Ho l'ambizione di continuare a cambiarla questa città, e per cambiare questa città bisognerà rischiare. Piero Fassino dà il via alla campagna elettorale dal Teatro Carignano di Torino. Il candidato sindaco in realtà ha iniziato il proprio lavoro per arrivare alla guida della città già da settimane, quando il 16 gennaio scorso accettò con umiltà di correre per le primarie poi stravinte. Dal Teatro Carignano, intervistato da un inflessibile Gianni Minoli, che seppur amico e compagno di scuola del candidato, certo non è stato tenero, Piero Fassino non le manda a dire. Non sarò un sindaco quieto, promettendo una sorta di innovativa continuità con Castellani e Chiamparino che l'hanno preceduto in un lavoro coraggioso che ha portato oggi a una Torino più bella, più europea. Se c'è una straordinaria cosa che Torino ha fatto e che è la ragione per cui Torino oggi è fiorita così, è rifiorita e si sente nuovamente capitale, è questa straordinaria mutazione di identità. Per 100 anni noi siamo stati una città univocazionale, come si diceva in gergo, no? Eravamo una città dell'industria manifatturiera rappresentata dall'auto, e l'auto era rappresentata dalla Fiat. La Fiat era tutto ed era il motore di questa città, e per 100 anni ha funzionato, e quel motore ha consentito alla città di essere grande, grande. Poi a un certo punto, abbiamo visto le immagini del momento in cui questo è avvenuto, l'80, quel motore si è inceppato. Da quel momento in poi Torino ha dovuto fare i conti col fatto che la Fiat continuava a essere importante, lo è tuttora, ci battiamo perché lo sia, ma non poteva più essere l'unico motore della città. Sono stati 10 anni di sofferenza, vedo qui Castellani e tanti amici, perché tra l'80 e il 90 Torino è passata da 1.200.000 abitanti a 900.000 abitanti. Abbiamo perso 300.000 abitanti in 10 anni ed era il segno del declino, no? E la parola più in voga era una città declinante. Poi, come sempre, nel declino c'è il vecchio che muore, ma c'è anche il nuovo che nasce. E la città piano piano ha preso consapevolezza che bisognava, come dire, battere una strada nuova, che era inutile rimpiangere la strada che avevamo battuto con esiti positivi, perché quella non ci portava più dove volevamo. E merito delle amministrazioni, prima di Valentino e poi di Sergio, è stato in questi 20 anni, dal 90 ad oggi, guidare questo processo di graduale, progressiva trasformazione di una città che da una vocazione è diventata plurivocazionale. Torino, città del lavoro intelligente, che non può prescindere dalla Fiat. Piero Fassino torna dal palco del Carignano sul delicato rapporto tra azienda e città. In Italia, che effetto le fa vedere Marchionne elogiato da Obama e combattuto dalla FIOM? Obama elogia Marchionne perché ha ridato una prospettiva a un'azienda come la Chrysler che era chiusa. La differenza sta nel fatto che Obama può andare lì, essere applaudito da quei lavoratori e evocare Marchionne, perché Obama ha messo del suo anche in quel progetto, perché una parte delle risorse con cui Marchionne ha potuto riaprire la Chrysler e rilanciarla sono venute da un finanziamento consistente e cospicuo del governo americano. In Italia tutto questo non è avvenuto fin qui, e la Fiat, se ce la fa o non ce la fa in Italia, ce la fa sulla base delle scelte aziendali, senza che ci sia uno straccio di politica industriale, senza che ci sia uno straccio di, come dire, regia da parte degli attori pubblici. Questa però, è la differenza. Sì, però in Italia... No? Cioè a me piacerebbe... chiediamoci, noi abbiamo visto una scena non usuale. No. Presidente degli Stati Uniti che entra in uno stabilimento, parla agli operai, gli operai che l'applaudono. Quella scena in Italia non la vediamo, e non la vediamo e ci sarà una ragione. Fassino parla all'anima cattolica del Partito Democratico. Sono credente, dice, e ricorda con affetto gli studi all'Istituto Sociale. Io sono grato all'Istituto Sociale e ai Gesuiti per la formazione che mi ha dato. Difendo, perché ne sono fortemente convinto, la centralità della scuola pubblica. Penso che proprio avendola fatta... Penso che avendo vissuto mia vita, però l'esperienza anche di andare a una scuola che non era pubblica come l'Istituto Sociale dei Gesuiti, riconosco il valore che ha la scuola paritaria, e io dai Gesuiti ho avuto una formazione non dogmatica, una formazione critica che mi ha consentito poi di fare tutto quello che ho fatto nella mia vita, compresa la scelta di diventare un uomo di sinistra.
Torino è città multietnica, città multirazziale, che con molti progetti di integrazione ha saputo essere laboratorio di esperienze positive. È una città che, come tutto il paese, delle migrazioni ha bisogno ed è pronta a garantire spazi e dignità. In Italia l'8% della popolazione è di extracomunitari, da Grosseto a Bolzano è tra il 10 e il 15. Noi siamo il 13. Non mi ha detto, in attesa di essere la terza città nordafricana, quanti possiamo cominciare a prenderne? Tra Torino e Piemonte. Non dico cifre così, no, che sarebbe come giocare ai dadi. Insomma. No, non giochiamo ai dadi, ma insomma, lo dico perché lei, mettiamola in un altro modo, lei con Cota ha polemizzato molto su questo discorso della migrazione. Perché? Su quale punto? Ho polemizzato perché Cota... Cioè, cosa gli rimprovera? Gli rimprovero di minimizzare il problema e soprattutto a lui, come a tutta la Lega, rimprovero una cosa che secondo me è non solo sbagliata, ma produce dei danni, e cioè di continuare ad alimentare nella gente la convinzione che gli immigrati, così come i profughi, sono un fatto transitorio, temporaneo, peggio, Cota non lo dice ovviamente nel suo ruolo, ma alcuni leghisti lo dicono, migrati ci sono perché li ha fatti venire il centro-sinistra, poi qualcuno aggiunge, li fa venire perché gli dà il voto così poi vincono le elezioni con gli immigrati. Ecco, tutte sciocchezze. Gli immigrati ci sono non perché li ha fatti venire Prodi o Fassino, la storia del mondo. Perché la storia del mondo è una storia di migrazioni e perché l'Italia di quei migranti ha bisogno in tante funzioni che svolgono nelle attività di ogni giorno. Il 50% delle colf che stanno nelle nostre case sono filippine, moldave, ucraine, se ne galesi, somale, no, e quindi. Ecco, allora. Allora, conseguenza, anziché spiegare agli italiani che sono temporanei e che prima o poi li cacceremo, e questo è il danno che si fa, perché non si costruisce. E questa è la critica che fa. Certo, non si costruisce la prospettiva di una società capace di integrare. Proviamo a metterci tutti insieme a costruire le politiche che consentono di integrare senza che i nostri cittadini nativi, gli italiani, ne abbiano paura. Ecco, ma allora le sue idee? In proposito, semplice? Semplice è che bisogna avere, primo, un approccio non ansiogeno. Se tutte le volte che tu parli di immigrati ne parli sempre solo come rischio, come paura, come insidio, come danno, non risolverai mai il problema, perché tu alimenti nella gente una tendenza ansiogena, no? La paura. Allora, del potere. Una politica di immigrazione saggia è una politica che libera dell'immigrazione della paura che porta con sé. Questo è, per parlare proprio chiaro. Certo. C'è una complessità in questa politica, qual è? Quella che tu devi realizzare l'integrazione, cioè il riconoscimento dei diritti a chi viene nuovo, senza che gli italiani pensino che quello che tu riconosci agli stranieri sottragga qualcosa a loro, perché se pensano che gli sottrai qualcosa li vedranno sempre con ostilità e come nemici, certo, giusto? Certo. Questa è la difficoltà. Applichiamoci a questo, a una politica capace di garantire diritti senza conflitti e senza sottrazioni agli uni e agli altri. Adesso la domanda è come si fa. Faccio un esempio. Bravo. Faccio un esempio. Ne faccio anzi due che sono molto concreti. Nel momento in cui ci metto un minuto di più, ma l'ascolto con interesse. Momento in cui la popolazione immigrata supera una certa soglia, una soglia minima e fisiologica, l'impatto è diverso. Allora, a Torino noi abbiamo il 13% di cittadini extracomunitari. Sì. Io sui mercati, in queste settimane di campagna elettorale, mi trovo italiani appartenenti alla fascia più popolare, più umile della nostra popolazione, che mi dicono: ah, ma gli immigrati mandano i bambini agli asili nido e ci prendono il posto. Ah, ma io ho mio figlio disoccupato perché il posto glielo date agli immigrati. Ah, ma gli alloggi popolari gli date agli immigrati e non li date ai nostri. Se noi lasciamo che questa cosa si sedimenti, noi creiamo le condizioni per cui c'è la guerra tra i poveri, giusto? Certo. C'è una sola risposta, come alzare l'offerta. L'immigrazione ci obbliga a ridefinire politiche sociali, le priorità del welfare. Per esempio, se non vogliamo che ci scoppi la guerra del bambino, chi ha diritto a mandare il bambino all'asilo nido, la famiglia italiana o la famiglia immigrata, c'è un solo modo, che dobbiamo mettere in testa le priorità, per esempio, della politica comunale, alzare l'offerta di asili nido e di scuole materne in modo che ci siano per tutti e due. Fuori dal teatro, i torinesi, i veri protagonisti di questa campagna elettorale. Quelli che Piero Fassino ha messo al centro del proprio programma, facendosi suggerire gli argomenti e le priorità alla base del governo della città.
donne, uomini, giovani, meno giovani, ognuno con una propria storia, un desiderio, un sogno. Tutti hanno qualcosa da chiedere a questa città, ognuno di loro col proprio lavoro e il proprio sacrificio a Torino offre molto ogni giorno. La città è come una famiglia allargata e come tale, fuori dalla sala, nei mercati, negli incontri pubblici, accoglie Piero Fassino come il figlio il prodigo, che dopo aver fatto tanta strada, maturato tanta esperienza, finalmente torna a casa per dare il meglio di sé, per mettersi umilmente al servizio dei cittadini. E allora lo accoglie, un abbraccio, un applauso, bentornato Piero, anche se non te ne sei mai andato veramente. Fassino è un candidato giusto perché ha una conoscenza di questa città molto profonda e non ha mai interrotto i rapporti con la città e con le sue forze più vitali, per la sua capacità di padroneggiare le situazioni, che ha dimostrato anche quando era ministro, per la sua voglia di fare e di lavorare, mi pare il candidato giusto. Non c'è dubbio, perché è un grande lavoratore, uno che si è fatto sempre, come suol dirsi, un grande mazzo lavorando, e quindi questo è l'uomo giusto. Per esperienza, per il fatto che è amato dai cittadini torinesi, perché conosce Torino a fondo e perché penso che abbia l'esperienza per governare una città e per portarla avanti così come ha fatto Sergio Chiapparino. Credo che possa fare un ottimo lavoro, credo che l'esperienza anche gli permetta di gestire bene la città e che abbia voglia di mettersi in gioco. Vedendolo in queste settimane in cui insomma sta lavorando intensamente su Torino, mi sembra di vederlo particolarmente desideroso di entrare in contatto con la gente. Puntare sulle donne e sui giovani vuol dire puntare su una modalità anche diversa. Mi aspetto coerenza e mi aspetto che la sua esperienza politica, perché far politica non è che può farlo chiunque, non è che si può passare dal campo di calcio, dalla TV, allo scranno di un consiglio comunale o di un Parlamento. È vero che lei è stato professore di Piero Fassino e di Giovanni Minoli? Sì. Ma quando? Nel ginnasio. A che scuola? Sociale. Ma che allievo era Piero Fassino quando era ragazzo? Si era già appassionato da questi problemi sociali. Infatti sono venuto perché volevo vedere due di questi ex alunni che hanno realizzato bene i loro sogni, sia Fassino sia Giovanni Minoli.